I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. Ciao a tutti, sta per iniziare la terza tappa di campionato targata F2 Italian Formula Trophy, che gara 1 abbia inizio. Tremate, tremate, tremate. Il primo a partire in griglia per gara 1 è il pilota famosissimo Piero Longhi. Ciao Piero, come va? Mi sto già comportando bene, ma non del tutto, perché qualche frenata la faccio bene, qualcuna no. Quindi sicuramente la frenata qui la fa da padrone. Ciao Paolo, come stai? Cosa vuol dire partire subito dietro a Piero Longhi? Speriamo di partire avanti come l'anno scorso. Ma è un circuito in cui si frena e si accelera, si frena e si accelera. Purtroppo io non ho un buon inserimento in curva, devo sempre lavorare tanto con lo sterzo, quindi non sarà per niente facile. Guarda, c'è il pilota Maggiullica, addirittura due ombrelline, una più bella dell'altra. Gianmarco, cosa si prova ad avere due ombrelline all'inizio di gara 1 qui ad Adria? Ah, una va abbastanza bene, l'altra essendo un po' pelosa, insomma, mi lamenterò con l'organizzazione, però vabbè, speriamo porti almeno fortuna. Una griglia di partenza davvero lunghissima, tantissimi piloti, ma chi temi di più? Ma temo tutti, temo, da quelli dietro a quelli davanti. Diciamo che noi cercheremo di fare la gara su quelli davanti senza farci raggiungere da quelli dietro. Signor Terrini, buongiorno, come va? Questa volta siamo in tanti e quindi speriamo di non far casino. Dall'Adria International Raceway che gara 1 abbia inizio. Trovate una pista molto molto scivolosa, penso sia scivolosa per tutti. Primo secondo giro mi sono girato alla quadra, non so neanche io come, ero partito anche bene, poi sono riuscito a prendere un bel passo, penso di aver fatto qualche bel sorpasso, stavo facendo il mio tornante, probabilmente Martucci deve imparare a guardare i cartelli e i riferimenti. Quindi è tutta colpa di Martucci? Beh, io ero dentro in curva, lui mi ha saltato sopra. Ci sono già i primi dissidi a gara 1. Meraviglioso. Grazie Paolo. Ma vado io meno. A questo punto andiamo a sentire l'altra campana. Perché bisogna ascoltare sempre tutti i piloti. Luca, Luca, ma cosa hai combinato? Tanti danni. Non per colpa mia però. Per colpa di chi? Di Paolo Viero. Che si mette dove non si deve mettere. Si mette in mezzo. Lui ha detto che è colpa tua, tu dici che è colpa sua, cerchiamo di trovare una quadra. Ha detto che è colpa tua. Ha detto che è colpa tua. Prego, andiamo. Gara 1, botte da Orbi. Cosa cercavi? Devi passarmi. No, di passare. Allora hai frenato prima. Ma tu hai frenato a 60 metri come solito. Cioè più veloce di me sul dritto, cioè sulla velocità, poi... Sì, hai frenata, se voglio ti passo sopra le orecchie. Vabbè, comunque, dai. La conclusione siamo tutti e due fuori, quello è il problema. Eh sì. Tono sportivo, ci chiediamo scusa, speriamo di fare meglio alla seconda gara. E questo sarà eccezionale! E questo ci piace delle gare, si sono chiariti, gara 2! Paura, paura! Classificato sul podio, che emozioni si provano? Sono tante le emozioni, una gara molto dura, tre al caldo, la macchina molto, molto veloce, molto faticosa da guidare, però a 3 anni che sono fermo, la mia prima gara dopo 3 anni, sono super soddisfatto. Gara 1, secondo sul podio, ma mi stupisci sempre Alex. Potevamo fare ancora meglio perché si è staccata l'ala dietro, quindi ho perso un po' di carico. E che è, un aereo, si è staccata l'ala? Ma hai perso le ali, ma hai volato lontano comunque.
Eh sì, gara 2 vediamo di fare meglio. Piero, finalmente mi sei tornato sul podio in gara 1. Come sei stato bravo! Guarda, non lo so. Soprattutto come cavolo ho fatto di nuovo a partire male. Ma parti male e arrivi bene, quindi il problema non si pone. Allora, il trucco c'è, è che la macchina va tanto forte, quindi come ho sempre detto, qui ci sono diverse categorie, noi abbiamo la macchina più veloce, Perullo bravissimo, c'ha 20 anni meno di me, quindi è molto molto pericoloso, però addirittura aveva anche un problema nella macchina, quindi qui sicuramente abbiamo fatto un po' di differenza. Piero, ma dimmi, il tuo segreto è il casco di Spider-Man? Può essere. È il nuovo casco, io ne sono certa. Ah, io me la distruggerò. Dottor Longhi, mi dica, ma ha incrociato Maggiulli per caso qualche giro? Non l'ho visto. Ma Maggiulli c'era? Maggiulli non l'ho visto ed ero molto preoccupato di incontrarlo. Gara 1 molto molto bene. Sì, eh? Siamo girati 4-5 volte come di consueto, quindi abbiamo anche visto tutto quello che c'era intorno alla pista. A un certo punto noi eravamo sul rettilineo e lei è stato sorpassato da una zanzara. Sì, quella era una zanzara da velocità, era una zanzara importante, non è facile. Diciamo che però per la prossima abbiamo una novità, abbiamo invitato un pilota internazionale molto famoso che si chiama Cassolla, che vedremo se farà meglio di me o meglio la prossima, visto che fa lo spiritoso. Devo andare un po' meglio, mi sono girato. Allora, non dovete rubare il posto a Maggiulli. In effetti devo dire che Maggiulli me lo sono trovato davanti e dietro un po' di volte e ho fatto fatica a contenerlo perché si girava continuamente e mi ha fatto venire un mal di testa terribile. Davide l'allegro nudista, com'è andata a gara 1? Ma sì, dai, non male, insomma, partenza non ottima. Ho fatto qualche buon sorpasso, poi sono perso qualche posizione, fino a quando poi ho visto la safety car davanti a me, lì ho iniziato a fare errori e niente, pazienza. Siamo fiduciosi comunque in gara 2, cercheremo di fare molto bene anche in gara 2 e migliorare gli errori che abbiamo fatto adesso. Com'è stata gara 1? Molto faticosa, si vede, no? Dopo mezz'ora come sono ridotto. È un bel colorito. Ecco, esatto. Sembri uscito da un bollitore. Ho avuto anche quella sensazione, in effetti, no? Tanta fatica perché te l'avevo anticipato, la macchina era nervosissima e quindi veramente sempre in controsterzo, però divertimento c'è stato. Mi dispiace che non sono riuscito ad agguantare il terzo posto, ci risiprovo. Ognuno ha la sua tenuta, io sono con Vincenzo che corre con i mocassini classici, del resto la moda non è un'opinione. Vincenzo, ma com'è andata gara 1? Ma gara 1 per me è gara 1 nel senso proprio del termine, non avevo mai corso in macchina, sono abbastanza contento, non ho fatto danni. E cosa ti aspetti da gara 2? Niente. Niente, perfetto, allora sono bei momenti così, io ti ringrazio tantissimo e in bocca al lupo e chi vivrà, vedrà. Ecco, come tutti i tennisti, vediamo che si è messo i cerotti sulle dita. Com'è andata gara 1? Io guardo le ombrelline, non ci posso fare nulla, è colpa vostra. Che ne portate 8. Portate le ombrelline, belle, carine, e uno si distrae, abbi pazienza. No, a parte gli scherzi, ci proviamo. Però vuoi che abbiamo iniziato tardi, vuoi che siamo qui un po' per giocare, la prendo un po' più come gioco io. Poi dopo quando si parte invece vedo che mi castigano tutti e ormai però la gara finita. Hi. I am looking for Molly. Spero che qualcuno con 1600 vecchiotto magari come il mio possa rimettersi in gioco in questo campionato che è splendido, veramente splendido. Speri di vincere? Si vorrebbe un doppio motore sotto, allora forse. Allora, abbiamo dei problemi di comunicazione con Fernando perché io e Cassol non siamo molto poliglotti. Ma come no? Senti qua, Fernandito, com'è andata gara 2? È gara 1, vabbè. È finito sesto in la classifica in generale e terzo nella mia classe. Senti, papà, ma tu sei andato in spiaggia o sei andato a fare gara 1? Ho fatto gara 1 in spiaggia, siamo andati bene, abbiamo fatto terzi col windsurf, invece in macchina sono andati un po' meno bene, abbiamo un po' dei problemini però. Com'è andata gara 1? Stava andando bene. Stava, cos'è successo?
Per evitare Maggiulli che si è girato al tornantino sono andato a breccia. Molto semplice. Vediamo se è libero il dottor Maggiulli. Dottor Maggiulli, scusi, abbiamo un problema, può venire? Questo povero Cristo di Bracalente non ha potuto gareggiare perché lei faceva le sue vista mare, vista spiaggia, vista monti. Si dia un contegno, la prego. No, il problema vero è questo, le spiego, che in realtà i piloti giovani, no, dovrebbero essere più reattivi e capire che quelli vecchi fanno una retromarcia in mezzo alle curve e quindi no, beh, devo chiedergli scusa, infatti prima lo stavo cercando per la mia retromarcia in curva che l'ha visto andare in sabbia. Sempre qui dall'autodromo di Adria sta per iniziare gara 2. Voglio sapere da te un pronostico, tu che sei il mio compagno di avventure. Ma un pronostico non posso farlo, però sicuramente sarà una partenza molto bella perché quelli che sono arrivati dietro in gara 2 quest'oggi, in questa gara, partiranno davanti, per cui quelli dietro, quelli che sono arrivati primi in gara 1, cercheranno subito di superarli, per cui secondo me sarà una bellissima partenza. Sì, ve lo spiego brevemente, intendeva dire che la griglia di partenza è semplicemente invertita, però lo teniamo lo stesso perché siamo buoni e generosi. Andiamo a curiosare un po' tra i piloti. Andiamo. Hola Fernando, ¿qué tal? Todo bien, ya listos para la partida, a darle con todo para esta. I'm just ready. That's it. Spider-Man, come va Spider-Man? Bene, bene, adesso testo la mia prima ragnatela. Credo che la gara sarà combattuta, ho messo della soppressata che ho portato direttamente da Vibo insieme alla Panta, la nostra benzina ufficiale, e al signor Maggiulli ho messo anche un pezzo di capocollo nel casco perché il capocollo crea attrito e credo che lui vada meglio così. Ma in tutto ciò dov'è finito Luca Cassol? Andiamo a vedere. Luca, smettila di fare Cenerentola e la bella lavanderina. Stai pulendo casa di Maggiulli? Sì, sì, assolutamente. C'erano un po' di mozziconi qui, allora i protagonisti devono riposare. Ho rifatto anche il lettuccio, insomma, speriamo bene. Paolo, terzo classificato, gara 2 è andata direi più che bene, quest'Adria ci ha portato fortuna. Beh, da ultimo, dai, arrivare terzi, è andata male stamattina ma ci siamo rifatti bene oggi pomeriggio. Vedi che l'avevamo detto. Non me l'aspettavo. Una bellissima gara, abbiamo visto un combattimento molto leale con Piero Longhi, insomma l'ha spuntata lui anche per la sua esperienza e tutto il resto, però credo che anche tu ti sia divertito molto. Mi ha fatto divertire molto anche lui Piero, è stato leale. No, ha passato perché andava molto più forte, non ne avevo per tenerlo dietro. Piero, posso saltellare? E saltiamo tutti, dai! Secondo me ti sei divertito tantissimo in gara 2. Tantissimo. Ti dico la verità, ho fatto fatica a passare Baroni, che è andato oggi è andato fortissimo rispetto a ieri, era 3 anni che non correva, quindi veramente bravo, quindi ho dovuto un po' impegnarmi, poi in effetti con pista libera la nostra macchina, che soprattutto in frenata era superiore, abbiamo preso un po' di vantaggio e niente. Che dire, forza Spider-Man! Riguardo a questa cosa non anticipo niente, ma penso che vi stupirò di Monaco. Questo mi mancava, eh. Questo ti mancava, oggi ne hai presi poco. L'ho visto in ufficio, ma proprio.
Ragazzi, che dire, anche la tappa di Adria è giunta al termine. Vi aspettiamo con l'F2 Italian Formula Trophy ad Imola il 28 e il 29 giugno. Ciao a tutti e grazie. Ciao.